Come ogni anno è nel giorno di San Valentino che le coppie aretine rinnovano dopo 50 anni di vita insieme le promesse nuziali. Quest'anno al centro di aggregazione fiorentina di Arezzo circa un centinaio di sposi hanno pronunciato nuovamente quel fatidico sì lo voglio. Che manco, voi sposi, siete di sposo dopo 50 anni, lo riprendereste il vostro marito dopo 50 anni? Sì! È una grande emozione. E per arrivare a 50 anni di matrimonio ci vuole tanta pazienza e rispetto. Un'emozione grande, una grande emozione. Qual è il segreto però per arrivarci a questi 50 anni? Sopportarsi e volersi bene. Questionare ogni tanto perché se no non si va avanti. E dopo, volersi bene, affrontare la vita. Com'è? Nel bene e nel male. Sopportarsi ragazzi, volersi bene e cercare di sopportarsi. È vero, ammetto. E poi una cosa importantissima, riconoscere la persona che è della tua vita, questa è la prima cosa. Bisogna venirsi incontro, perché senza trovare un'intesa non si arriva da nessuna parte. Noi 50 anni mai un'offesa l'uno con l'altro, mai. Queste famiglie hanno fatto grande Arezzo, quindi è un modo per festeggiare con loro e per dare anche un segnale che quando c'è la volontà di fare cose insieme ci si fa. Questo è un bel insegnamento, è un auspicio, un augurio per tutte le coppie, per i matrimoni che si celebrano anche in questi anni. È un bel insegnamento che ci danno questi nonni, speriamo che vengano accolti, che si possano sempre celebrare i 50esimi di matrimonio. Addirittura c'è chi ha rinnovato le promesse nuziali dopo ben 60 anni di matrimonio. Dire che ce ne siamo neanche si quistiona, però sì. Si rifà subito la pagina. Sì, non c'è stato i rati per niente. Sì, non è che ci vogliamo bene, forse tanto, troppo, e allora è anche per questo che si continua.